Allora, tre teatri del sud, Napoli, Palermo e Bari, per le nozze di Figaro, per una sorta di tour, un giro di nozze che parte da Bari ma poi approderà nelle altre due città capoluogo del sud. Cosa si prospetta all'orizzonte di questa coproduzione? Io? Sì, cominciamo da Napoli. Cominciamo da Napoli? Consolidare un rapporto che unisce tre grandi istituzioni del Mezzogiorno, rivalutare tutto il lavoro e la grande cultura che c'è nel nostro Mezzogiorno e portarla all'attenzione del Ministro e di tutta Italia. E dobbiamo dire grazie al Ministro, dobbiamo dire grazie alla sensibilità o grazie a Mozart e a Da Ponte per questo passo significativo? Cominciamo a dire grazie a Mozart e a Da Ponte, che sicuramente sono i primi da ringraziare, e poi dobbiamo dire grazie alla volontà dei teatri di cambiare, di stare insieme, di lavorare insieme, di fare economia, ma più che di fare economia, di produrre cultura in un modo diverso. E qua è una grande alleanza tra tre città e tre teatri del sud, ed è una scelta politica che noi ci sentiamo di rivendicare con molta forza e anche con molto orgoglio. Come intende Biscardi, l'antica tradizione dei fratelli Petruzzelli di provare a pescare fuori l'attenzione per produzioni locali in qualche maniera si concretizza con questo gioco di sponda a tre e in qualche maniera è una ventata di freschezza su una serie di nubi incombenti sulla fondazione. È così? Bisogna fare in modo che le nubi vengano dissolte con il tempo. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, che è quello di occuparci di arte, di cultura, e certo farlo all'interno del teatro è come farlo all'interno di qualsiasi istituzione d'Italia. I problemi ci sono dappertutto, ma non dobbiamo farci schiacciare da questi problemi, dobbiamo superarli, dobbiamo fare in modo che non si ripetano. E questa produzione è fatta per la prima volta solamente dai tre teatri del sud, due di grandissima storia, il San Carlo e il Teatro Massimo di Palermo, e poi l'ultimo arrivato, che però è molto ambizioso, mi portano a sperare che possa essere l'inizio, e l'inizio anche di un discorso che non si fermi, che parta dai tre teatri del sud, ma che si apra a tutta l'Europa. Un'ultima battuta, e magari questo è anche un primo passo per l'abbraccio e la rivalutazione di una serie di patrimoni tutti locali, parlo e penso ai compositori siciliani, campani, pugliesi, di tutto il sud, che in genere sono ancora poco eseguiti un po' dappertutto. Beh, qui inizio a rispondere io, poi sicuramente i miei colleghi vorranno aggiungere qualcosa. Diciamo che Napoli come Palermo hanno fatto tanto già per i compositori, per i nostri compositori, se parliamo di Paisiello, se parliamo di Piccinni, se parliamo di Scarlatti, insomma non nasciamo oggi, però a questi teatri vorreste aggiungere in futuro anche il Teatro Petruzzelli. Forse voi volete dire qualcosa a proposito? Ma io personalmente me lo auguro fortemente, perché il San Carlo, come ha detto Massimo, la sua parte l'ha fatta. La frustrazione nasce di non essere riusciti a creare nel sud una Salisburgo, del sud, e devo dire con grande ammirazione che ci siete riusciti voi attraverso il Festival della Valle d'Itria, che ha un grandissimo valore e una grandissima tradizione. Non a caso il San Carlo coproduce e collabora molto col Festival della Valle d'Itria. Quindi una sorta di funzione staminale quella di Palermo e di Napoli. Questa storia che si comincia a scrivere, come tutte le storie che si cominciano a scrivere, adesso vedremo le prossime pagine quali saranno. Certamente ci saranno delle altre pagine che possono essere relative ai nostri compositori di casa, ma che si comincia con Mozart, quindi si comincia col massimo che si potesse immaginare, e credo che sia giusto andare avanti. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei.